Amici sportivi Non, buonasera, buon Ferragosto. Anche a Ferragosto Punto Sport ha deciso di essere con voi se avete scelto RTA. Presento immediatamente gli ospiti e poi spiegherò che tappa, che puntata sarà questa sera. Ecco, Buonasera, Paolo Brugnoli. Grazie. ex. Ex. Buonasera e buon Ferragosto, Paolo Bianchinotti. Ecco, un altro ospite del quale noi tenevamo molto. Buonasera, buon Ferragosto anch'io, Cacchioli Paolo. Altro ospite importantissimo perché stasera, come avete capito, si parlerà tanto di Valtarese, finalmente, perché io mi auguro che proprio da settembre, quando si inizia questo campionato, che per tutta la valle sarà estremamente importante, visto i derby che ci sono, tutto l'interesse intorno a queste squadre, queste 4 o 5 squadre nostre, e la Valtarese naturalmente è un simbolo per la nostra montagna. Per cui spero, questa sera lo chiederò proprio in TV, a Paolo di gestirmi gli ospiti della Valtarese, non dico ogni settimana, ma almeno ogni 15 giorni. Dopo faremo in due tranche questa tappa, la prima tutta dedicata al calcio, la seconda dedicata a, diciamo, a uno dei personaggi, ma non solo a uno, a tre personaggi che amano lo sport nel vero senso della parola e poi hanno portato lo sport in giro per l'Italia e nel mondo. In primis Beppe Conti, che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare in una mezz'ora, facendogli domande magari abbastanza interessanti, spero per il pubblico. Tanto prima, così facciamo un po' di ciclette, così ci abituiamo alla puntata, e direi subito di dare qualche consiglio da seguire e poi vai con la tappa di oggi. Contini Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditara. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditara, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate non e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditara. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditara. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo. Nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna. Abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditara, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante.
Agriturismo La Tempestosa, Mormarola di Bedonia, dà a voi la possibilità di ammirare la coltivazione di lamponi, more, patate. Alla Tempestosa trovi in piena libertà cavalli, asinelli, conigli, galline. Il ristorante propone piatti con prodotti propri e ricette nostrane. Pizza al tagliere cotta nel forno a legna, sale per eventi, compleanni e altro. Ristorante in terrazza nei mesi estivi. Alloggi in mini appartamenti dotati tutti di servizi propri. Agriturismo La Tempestosa la trovi in località Mormarola, numero 33 a Bedonia. Ti aspetta allo 0525 82 4217 oppure 338 5966 499. La grande esperienza e professionalità dell'Ottica Spagnola di Bedonia, con Tremoli, Villafranca, vi offre una vastissima gamma di montature made in Italy. Firme del momento, il tutto con le migliori garanzie, soddisfatti o rimborsate. Con le lenti Zeiss made in Germany vedrai cose che non hai mai visto. Opportunità Ray-Ban, occhiali da vista a partire da 199 euro. Proteggi la tua vista e migliorala. Ottica Spagnoli a Bedonia la trovi via Garibaldi 62 con telefono 0525 82 4007. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Allora, adesso siamo davvero in diretta. Caro Paolo Bianchinotti, presidente della Valtarese, i tifosi sono tanti, i tifosi mi chiedono, i tifosi vogliono sapere. Allora, cominciamo da te, cosa c'è da sapere, cosa c'è di nuovo? Ma di nuovo poco, nel senso che abbiamo confermato l'allenatore come era corretto fare, visti i risultati del girone di ritorno dell'anno scorso, che non vorrei che si dimenticasse, abbiamo fatto praticamente i punti delle squadre che lottavano per la promozione. Purtroppo invece il girone d'andata non è andato così bene, dunque abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo. A livello di rosa ci hanno lasciato un paio di giocatori per scelte anche loro, e sono Salvini e il portiere. E adesso mi sfugge in questo momento il nome, Negrari. Il portiere, per Negrari abbiamo optato sulla conferma di Samuele, che l'anno scorso quando è stato chiamato in causa si è comportato sempre molto bene, e abbiamo fatto rientrare Davide Marchini dal Solignano dove era in prestito e puntiamo su questi due ragazzi giovani. Poi dopo abbiamo cercato di tamponare l'assenza dell'esterno, appunto, di Salvini con l'arrivo di Marcello Ferrari, e abbiamo recuperato a centrocampo, visto che l'anno scorso... È ufficiale Marcello Ferrari? Sì, dovrebbe essere ufficiale. Adesso poi con l'Albaretta abbiamo qualcosina da mettere a posto, ma lo faremo. Col Valgotra, scusa. Sì. E poi invece, visto che giocava nel Valgotra lo scorso anno Marcello, e poi abbiamo recuperato Fabio Molinari, che l'anno scorso per vari problemi non aveva potuto essere, pur essendo nella rosa, aveva giocato pochissimo all'inizio, poi non era mai stato presente nella rosa. Queste sono le cose importanti. Abbiamo iniziato la preparazione, è già da una settimana, anche se poi c'è stata la pausa di Ferragosto, e ci prepariamo ad affrontare questo trittico di derby per le coppe, perché in coppa ci ha messo il girone con Fornovo, Borgotaro e Bardi. Passiamo all'altro Paolo, so che quest'anno voi ci tenete molto ad una cosa, tu fai parte di una pianta stabile della Valtarese da diverso tempo, agli abbonamenti, giusto? Sì. Quando iniziano? Dunque io da quello, Marco è un po' che non lo sento perché ho avuto qualche problema di lavoro, devo dire la verità, però ho sentito mia mamma che ha detto un po' lei che si attiva lì con Marco, con il presidente qua, e mi diceva che dovrebbero essere pronti dopo mercoledì, giovedì, che devono andare a fare la prassi, l'itera. Quindi da giovedì secondo me si può già, giovedì, venerdì, fine settimana diciamo, dove si può già cominciare a andare a ritirarli o da Marco. Ecco, diciamo dove? Sì, infatti da Marco lì in pizzeria Il Pirata, oppure possono venire anche qui in videoteca se vogliono, o c'è Angiolino Piscina che anche lui ci dà una mano per distribuire gli abbonamenti, Cristoforo Besagni, il presidente, comunque insomma penso che
fine settimana sono tutti pronti. Poi ribadisco, siccome sono curioso, ecco, l'anno scorso quanti abbonati avevate? Allora, l'anno scorso secondo c'è uno avanti e dietro, non cambia, circa una trentina. Più ci sono tutti gli omaggi che danno tutti gli anni. Beh, penso che quest'anno saranno ampiamente superati quelle cifre. Ma io spero tanto di sì, cioè spero, perché insomma anche quest'anno addirittura sono tutti, poi può dirlo poi il presidente, sono tutti ragazzi di Borgotaro, quindi cioè, la rosa è completamente di Borgotaro a parte uno di Pontremoli. Cioè, perché io Esele lo considero uno di Borgotaro, lavora a Borgotaro, è tanto che è qui di Borgotaro, quindi sono tutti di Borgotaro. Quindi la cosa più bella di quest'anno della Valtarese Calcio è che ci sono tutti i ragazzi finalmente di Borgotaro, quindi penso che a parte i familiari, gli amici, tutti possono venire assistere, tutti i ragazzi, alle partite, poi assistere, come dicevi tu, i derby che sono importanti. Derby, poi quest'anno ci sarà un derby importantissimo, cioè importantissimo, Borgotaro, quindi come ha detto già il presidente si comincia già il 28 d'agosto a Fornovo alle 16:30 contro il Solignano, poi è già un derby e poi la seconda domenica e ci sarà proprio Borgotaro Valtarese al Bossia, quindi lì alle 16:30 anche lì, quindi un altro derby. Questa è la Coppa Emilia, no? Questa è la Coppa Emilia, esatto, questa è la Coppa Emilia, quindi spero che ci sia, ma ci sarà sicuramente tantissima gente, perché è tanto che manca il calcio, insomma, è dal 17, quest'anno è dal 17 aprile che il calcio dilettantistico non c'è più, quindi è tanto che aspettano, quindi c'è voglia secondo me. Bene Paolo, allora passiamo ad un altro Paolo, Paolo istituzionale, ecco, beh, certo. Solo allora, per dire due chiacchiere. Ecco, sicuramente sono fuori da tutti i giochi. Sì, però io ti chiedo, tu sarai fuori come vuoi, però per noi sei comunque dentro, nel senso che io sono convinto che quest'anno da tifoso seguirai molto di più. Oltre al Compiano seguirai anche i vari derby. Beh, è un po' parecchi anni che seguo poco il calcio, perché devo dire la verità. Quest'anno cercherò di seguirlo un po' di più, a secondo che concerti sì, perché tu sei un lirico. No, lirico, insomma, sedersi in poltrona e ascoltare della bella musica si fa meno fatica e sono emozioni diverse. Poi quante lì tieni per la tua squadra, no? Allora insomma sono emozioni diverse, sentire la musica sono emozioni più rilassanti. Ma che effetto fa? Te hai fatto allenatore, giocatore, insomma nel calcio da sempre, quest'anno tutti questi derby per la nostra splendida vallata. Il derby è un qualcosa di diverso, a prescindere dal nome di ogni squadra, il derby è sempre il derby, ti carichi di più, ci tieni di più, insomma, anche se sei amico, anche se sei, come dire, che hai partecipato a, non so, a dei scambi di giocatori, che cerchi di collaborare, diciamo che il derby è un qualcosa di diverso che è una partita di squadre lontane da noi. Il derby è sempre qualcosa che ti carica. Però volevo dire questo, la Valtarese fa bene a far giocare, può essere anche un rischio, perché la Savuma, che non solo il Borgotarese, ma quasi tutti, se ci sono i risultati, vengono. Se non ci sono i risultati comincia a criticare e via 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 e non vengono a vedere la partita. Ora può esserci un rischio, però secondo me come sono i tempi, come è tutto il sistema del calcio oggi come oggi, bisogna fare il passo secondo la gamba e cercare di far giocare perciò i tuoi. Poi se eventualmente veramente ci sono delle difficoltà, vuol dire un giocatore lo puoi prendere se veramente, però è veramente andando avanti, secondo me si salveranno quelle squadre che fanno giocare i suoi giocatori, e a Valtarese secondo me deve fare questa politica. Allora, visto che abbiamo tirato in ballo questo scambio, come magia ecco qua un ospite nuovo che ha dato adesso, prego.
Buonasera. Presidente della Valdotta. Siamo qua uno vicino all'altro. L'avete fatto sto benedetto scambio, vendita? No, mi fa piacere che così davanti al pubblico, a YouTube, a RTA, abbiamo ufficializzato il fatto che andrà in porto, no, perché ci siamo sentiti telefonicamente, manca soltanto le formalità, lo scambio dei fogli, quindi mi dispiace un po' perché Marcello per noi, vabbè, poi io sono un po' nostalgico anche se non ho tantissimi anni alle spalle, però quei pochi che ho passato li abbiamo passati con quel gruppo lì, quindi Marcello ha giocato con noi 5 anni. Sono stati 5 anni belli perché siamo venuti su dalla terza, ci siamo dimenati per salvarci in seconda, non ci siamo mai salvati tranquilli, speriamo che sia questo il primo anno, siamo sempre riusciti a complicarci le cose, quindi col gruppo della nostra squadra abbiamo sempre dovuto passare alti ma anche bassi e quindi dover salutare ormai siamo tranquilli. Allora saluto ufficialmente. Lo saluterò personalmente perché siamo amici. Anche perché se non fossimo stati amici non sarebbe venuto a giocare da noi 5 anni fa. Perché 5 anni fa ne aveva 20, era un giocatore promettente come l'ha ancora, però già qualche promessa l'ha mantenuta. Adesso penso, gli auguro di fare il definitivo salto di qualità e di maturazione e che possa fare bene alla Valtarese. E quindi abbiamo passato insieme dei momenti belli e faticosi e dispiace privarsene e che vada via. Mi auguro che chi lo sostituirà possa metterci lo stesso cuore che ci ha messo lui, e non solo in campo, anche al venerdì sera quando c'è da andare a mangiare fuori, al venerdì sera non solo quando è il periodo che fai 3 vittorie consecutive, le abbiamo fatte poche volte per l'amor di Dio, però è facile fermarsi la domenica pomeriggio dopo che si è vinto o il venerdì quando si arriva da un momento positivo. È più difficile esserci quando le cose vanno malino, delle volte molto male, e Marcello in queste cose c'è sempre stato e penso che sia stato più importante in quei frangenti che non in campo. Quindi non voglio dire che in campo non sia stato importante, perché in campo più o meno l'hanno visto un po' tutti giocare, però dicendo questa cosa dico quanto valore ha avuto fuori per vivere la squadra e per vivere il gruppo, quindi gli faccio in bocca al lupo e bene. Mi auguro che possa tornare a giocare con noi. Contratto è fatto, vabbè, questo lo devi mettere d'accordo, adesso non ce lo giocare qualche anno alla Valtarese, sì. Poi dopo porta l'esperienza della Valtarese di nuovo al Valdotta. Assolutamente. Hai capito? Sì. Noi portiamo un'esperienza eccezionale all'amico Jean-Louis, eccezionale. Pubblicità. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24/24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Valditaro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedonia. Titolare
parlare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love d'Areceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Alla macelleria Molvia potete trovare la carne giusta per qualsiasi vostra esigenza. Carni scelte direttamente da noi, in stalle dove la tradizione, la sapienza dell'allevatore fanno la differenza. Macelleria Molvia, competenza e professionalità al vostro servizio. Via Monsignor Checchi 14 a Bedogna, telefono 0525 824794. Carni macellate da noi, una tradizione che dura nel tempo. Bar Tambini di Simona, completamente rinnovato, gentile e ospitale per le vostre colazioni e aperitivi. Happy Hour lo trovi a Ostia Parmense con telefono 329 9425 693. Bar Tambini di Simona. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 757200. Allora, andiamo subito col presidente della Valtaresa, la squadra più leggendaria naturalmente della nostra vallata, e ti chiedo, a mio personalissima opinione, credo che quest'anno voi, toccatevi pure, farete un campionato di grosse soddisfazioni, a mio avviso, e ti spiego la mia opinione. Se l'anno scorso siete riusciti a fare un girone di ritorno di quel livello, quest'anno avete più esperienza e non avete cambiato nulla, praticamente la squadra è la stessa. 2 più 2 è 4, sicuramente campionato buono. Voi in famiglia di cosa ne parlate? Ma sai, la matematica non è che vada molto d'accordo con il calcio, nel senso che non è detto che poi quello che si è fatto l'anno scorso nel girone di ritorno si possa ripetere, anche perché, come diceva Paolo, avendo puntato sui ragazzi nostri,
è vero che hanno un anno in più di esperienza, ma spesso non è detto che i giovani riescano a ripetersi l'anno successivo, infatti bisogna avere molta pazienza. Io mi ricordo più di un ragazzo che ha fatto magari a 19 anni un ottimo campionato, poi a 20 non è stato così incisivo e poi però si è ripreso, perché può essere che un giovane un anno non riesca a rendere al massimo. Diciamo che l'obiettivo è sicuramente, è un po' come diceva anche Rolandi, per il Valgotra è fare un campionato diverso da quello dell'anno scorso, cioè riuscire a arrivare in una parte medio-alta di classifica almeno e stare tranquilli, insomma non dover patire come abbiamo patito l'anno scorso, che in effetti nonostante il grosso girone di ritorno abbiamo raggiunto la salvezza nelle ultimissime partite praticamente, perché i punti fatti nell'andata erano veramente stati pochi. È vero, come dicevi te, che con una squadra che ha cambiato poco, che ha un allenatore che comunque l'anno scorso ha funzionato, si ci può aspettare molto. Però visto che sono per la maggior parte tutti giovani, ci andrei un attimo con i piedi di piombo prima di dire che questa squadra può fare un campionato di vertice. Ecco, sapete già i vostri gironi, sapete già tutto. Ecco, come lo giudichi? Superiore all'anno scorso? A mio avviso forse sì. Ma sai, no. siamo sempre con più incidenti di percorso magari. Siamo sempre lì e non è facile, perché poi guardi magari la rosa di una squadra, la rosa dell'altra, vedi qualche nome e dici vabbè, questa si è rinforzata. Poi però spesso succede che i nomi hanno 35, 36, 38 anni e non sempre in un calcio dove anche a questi livelli fisicamente ormai bisogna andare, parliamoci chiaro. In passato probabilmente in queste categorie un giocatore di un certo livello anche con un po' di pancetta poteva fare ancora la differenza, adesso fa molta fatica perché il calcio si è spinto molto in avanti, si fanno allenamenti molto pesanti. Devo dire che onestamente, avendo visto qualche partita, si fa fatica anche in terza categoria a giocare senza allenarsi oppure con un fisico che non è più all'altezza. Dunque non è facile individuare chi è la squadra più forte. Complessivamente si dice che dovrebbe essere un campionato un pochettino più impegnativo rispetto a quello dell'anno scorso, e anche questo incide nella prudenza che abbiamo noi nel fare un pronostico su quello che possiamo fare, perché se è più impegnativo dell'anno scorso qualche difficoltà in più, come dicevi tu, si può trovare. Ok. Accanto a te c'è l'amico Paolo che naturalmente parlava di campagna abbonamenti, abbiamo già parlato di un po' di amichevoli, ecco, tu avrai incontrato qualche ragazzo, qualche giocatore, come li vedi? Più caricati dell'anno scorso? Ma io all'inizio li vedo... Com'è l'ambiente? Ma no, io dire la verità, Giovanni, io al campo non sono ancora andato, ho avuto qualche problema ultimamente e non sono ancora andato, però le vedo in paese, si fermano, parliamo, discutiamo, e all'inizio sono tutti carichi, cioè nel senso che tutti i giocatori, cioè quando comincia la stagione, cioè tutti almeno dovrebbero avere un entusiasmo maggiore rispetto, e quindi sono tutti, poi sono contenti, vedo che la scelta giusta della società, secondo me, dell'allenatore, insomma, tutto questo fa sì che i ragazzi adesso come adesso ci credono, adesso stanno faticando perché, come dice, devono mettere dentro benzina per il campionato, perché se non si corre c'è poco, nel calcio moderno bisogna correre, non c'è niente da fare, correre chiaramente, poi se c'è anche dei giocatori un po' più tecnici è chiaro che si fa la differenza. Però io, ragazzi, già l'anno scorso si era creato un bel gruppo, come diceva il presidente prima del Valgotra, è importante anche il gruppo, cioè riuscire ad andare a mangiare il venerdì, stare insieme, anche quando si perde, quello è l'importante, che si vede il gruppo quando si dice no, dobbiamo stare insieme perché dobbiamo arrivare all'obiettivo, questo è importante. Poi adesso c'è tanto entusiasmo, secondo me c'è anche tanta voglia di giocare, perché d'aprile arrivare a adesso, a parte quel torneo che hanno fatto organizzato dal Borgotaro, non si è più giocato, quindi in maggio, giugno, luglio, adesso agosto, fino agosto si ricomincia, e dico io finalmente che almeno si rivede qualche partita, anche i ragazzi possono andare in campo, possono stare lì, insomma, per tutto il paese, voglio dire questo. No, volevo dire anche sul derby, il derby c'è già stato nell'86-87, no? In seconda categoria c'è già stato un derby nell'86-87 e la Valtellina aveva vinto 2-1 quell'anno lì in seconda categoria, l'andata, rete di Berti e Sghia ed Ambros per il Borgotaro, e 0-0 al ritorno, e la Valtellina aveva perso poi lo spareggio col Felino
per andare poi al Tardini, aveva giocato e aveva perso lo spareggio col Tardini per andare a ritornare in prima categoria, e il Borgotaro era poi retrocesso. Quindi c'è un precedente, non in prima categoria, quindi proprio una. Però in seconda c'è già stato questo derby, questo. Era giusto dire anche questo. No, volevo dirlo perché tanti in paese dicono, tante volte mi dicono, ma col Bardi non ci abbiamo mai giocato, con qui, con là. Io, siccome ho questo libro di Giacomo Bernardi e mi piace andare a vedere, allora vado a vedere, dico, voglio andare, perché sono uno di quelli che vado a vedere, perché non credo mai a quello che mi dicono, così un po' per diffidenza, anche perché ho imparato, no? E sono andato a vedere che c'è stato già il derby, e anche il Bardi, in quell'anno lì c'era anche il Bardi, tra l'altro, in seconda categoria. E il Borgotaro purtroppo non si era salvato, e l'anno dopo la Valtarese ha fatto la seconda, poi era risalita. E comunque va detto anche questo, certo. Voglio dire. Ecco. Passiamo il microfono a, naturalmente, Paolo, altro Paolo, in questo caso Brugnoli. Tre Paoli. Giocatelo, perché è la puntata giusta che vi porterà, sì, fortuna e vincite. Paolo, di che cosa vogliamo parlare? Allora, ancora due. Della Valtarese, diciamo, l'importante è che rimanga sempre l'entusiasmo e che la squadra senta il tifo della gente, e che la società stia sempre vicina alla squadra. Questo comunque va, perché se si tiene il morale, se si tiene l'attaccamento alla squadra, sono cose fondamentali, ecco, perché poi venire, sai, tutto sembra tutto facile, ma è tutto difficile in qualsiasi campionato, che sia prima, seconda, terza o promozione, qua ti sembra è tutto facile, ma è tutto difficile. L'importante è che rimanga sempre quel spirito di attaccamento e di voglia e di entusiasmo, e allora poi, anche se ti vengono fuori dei problemi, non è che un po' di allenamento io ho fatti, e quando cominci con delle preoccupazioni, nel senso, sai, che davanti un anno del campionato, di allenamenti e via e via, poi in una squadra che è sempre qualcosa che non funziona, nel senso infortuni, esatto, gente che lavora, gente, perché sono tutti dilettanti, gente, la maggioranza lavora anche, certo. Allora, però ti carichi, come dire, la voglia veramente, e poi a volte vengono fuori delle belle soddisfazioni, niente. Almeno io ho avuto veramente delle belle soddisfazioni. Abbiamo creato delle situazioni. Giocavamo contro la Fidentina, contro il Medesano, contro il Soragna, contro il Fontanelato, contro il mica Rocca Bianca, Biancazzurra, contro il Biancazzurra, per dirti, sì. Era la squadra. Ma insomma, l'importante è che resta l'entusiasmo e l'attaccamento alla squadra. Però l'importante è che anche i tifosi facciano sentire l'attaccamento. Cioè. La Valtarese più o meno l'ha sempre avuto. Ok, allora lasciamo la Valtarese per un attimo. Presidente, caro. Andiamo nelle categorie basse. No, le categorie che quest'anno. Sotto. Appena sotto, dai. Margot, allora, voi come state? Di salute, bene? Sì. Ad oggi stanno tutti bene. Veramente procedono. Qualcuno oggi sta ancora meglio, sicuramente stanno meglio oggi che domani, sì. Perché sabato è iniziata la preparazione, è stato più che altro un trovarsi, poi penso che da domani il nostro Piero ci dia giù con la mano un po' più pesante. Quindi sicuramente a quest'ora i ragazzi stanno meglio adesso che non domani. E se posso tornare su quello che dicevate appena prima, dei tifosi, devo dire che noi siamo un po' più fortunati della Valtarese come tifosi, come modo di approcciare dei tifosi, perché la Valtarese è una squadra che ottiene sempre ottimi risultati, però delle volte, come è successo l'anno scorso, nel momento di difficoltà ho percepito,
al campo non ci sono mai stato, però poi dopo quando finisce la partita bene o male ci si trova tutti negli stessi bar per le vie di Borgotar. Ho percepito un po' troppe critiche, ci sta, perché il pubblico della Valtarese è particolarmente esigente, però penso che bisogna essere un po' più vicini, noi per fortuna abbiamo gente col palato meno fine, se vuoi, che viene a sostenere perché vuole bene ai ragazzi e a quelli che giocano e al paese, e quindi nei momenti di difficoltà ci danno una mano, ce l'hanno data grossa, infatti soprattutto il girone di ritorno, quando è tornato Piero, non eravamo messi benissimo come classifica, e se avessimo avuto anche in casa il pubblico che non ti sostiene, che ti manda quel paese nel momento che sbagli lo stop, che poi c'è il momento che quello che i rigori non li ha mai sbagliati, quello che le parate le ha sempre fatte, il centrale di difesa che le chiusure le ha sempre fatte, c'è quel mese che non ne infili una. Se ti senti anche insicuro perché il pubblico è perché contro, rumoreggia, cioè, perché, sai. E quindi ancora maggior merito a Sipone, che l'anno scorso ha tirato fuori la Valta, ha fatto quei punti non in, una situazione di tranquillità, esatto, ma in una situazione di pressione. E ha riportato il pubblico dalla parte. E giusta. Quindi, se posso dare un consiglio, per quanto può valere un mio consiglio, di volergli più bene a quella squadra lì quando ci sono i momenti di difficoltà, che anche quest'anno, ma io gli auguro di fare un campionato di vertice, ma sicuro che c'è quel mese che il portiere non fa il portiere, esatto, che il difensore non fa il difensore, che l'attaccante che ti va non male, fa gol. O che ti va male semplicemente perché è una munizione in più, bravo, una squalifica. Verissimo, guarda, anche io la penso come te e la penso ancora più radicata di te, perché adesso lo spasso a Gianluigi, lui è un intenditore di calcio, grande intenditore. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni, un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro.
Face di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo, nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna, abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditano, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Agriturismo La Tempestosa a Molmarola di Bedonia dà a voi la possibilità di ammirare la coltivazione di lamponi, more, patate. Alla Tempestosa trovi in piena libertà cavalli, asinelli, conigli, galline. Il ristorante propone piatti con prodotti propri e ricette nostrane. Pizza al tagliere cotta nel forno a legna. Sale per eventi, compleanni e altro. Ristoranti in terrazza nei mesi estivi. Alloggi in mini appartamenti dotati tutti di servizi propri. Agriturismo La Tempestosa la trovi in località Molmarola numero 33 a Bedonia. Ti aspetta allo 0525 824217 oppure 338 5966 499. La grande esperienza e professionalità dell'ottica spagnola di Bedonia, Pontremoli, Villafranca, vi offre una vastissima gamma di montature made in Italy. Firme del momento, il tutto con le migliori garanzie, soddisfatti o rimborsati. Con le lenti Zeiss made in Germany vedrai cose che non hai mai visto. Opportunità Ray-Ban, occhiali da vista a partire da 199 euro. Proteggi la tua vista e migliorala. Ottica Spagnoli a Bedonia la trovi via Garibaldi 62 con telefono 0525 82 4007. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Altro giro di domande, riparto con Paolo Bianchinotti, presidente della Valtarese. E allora, adesso Coppa Emilia, poi il campionato. Il campionato inizia quando? L'11 settembre. Noi giocheremo adesso due domeniche, il 28 agosto, come diceva già Paolo, e il 4 settembre in Coppa Emilia, poi l'11 giocheremo in campionato e poi il mercoledì successivo ci sarà Valtarese-Bardi in notturna, come alle 20:30, che sarà l'ultimo turno che chiuderà la Coppa Emilia. Questi sono i primi appuntamenti di questa stagione. Ci tenevo a dire una cosa che mi dimenticavo, che è rientrato in prima squadra da un prestito anche Alessandro Spagnoli, che giocava nel Compiano, è un difensore, tra l'altro a mio modesto avviso di buona prospettiva, che è rientrato anche lui, ci tenevo a dirlo perché mi sembra giusto che... L'ho detto, Davide Marchino prima l'ho detto, sì, col portiere. Porta. In porta. Ecco, dicevo, l'obiettivo in questo inizio di stagione è di partire col piede giusto, perché è fondamentale, secondo me, con dei giovani soprattutto, riuscire a fare subito delle buone risultati. Prima partita dove? In casa? Il calendario deve uscire forse la settimana prossima, perché esce dopo Ferragosto. È importante partire bene e per questo anche la Coppa ci può interessare fare delle belle risultati, al di là che sono dei derby che sono sentiti, proprio perché i ragazzi hanno bisogno magari di prendere dalla Coppa la fiducia per poi iniziare il meglio il campionato. Volevo dire, collegandomi a quello che diceva Rolandi, visto che io per 20 anni, senza esagerare, ho girato i campi di tutta la vallata per fare le cronache delle partite che facevo per questa emittente, io mi ricordo che, e lo devo riconoscere, che il pubblico di Albarete in qualsiasi situazione, in terza categoria, anche con difficoltà magari in terza, così, è sempre stato presente e è vicino alla squadra. Questo lo devo proprio... invece quello della Valtarese, no, ma la Valtarese più... precisiamo, la gente viene e ci tiene anche. È probabilmente che c'è quel gruppo di persone magari che possono essere più critiche, che magari lo esprimono magari in maniera un po' più alla borgotarese, esatto, nel barco, no? Anche perché tante volte le critiche sono fini a se stesse, perché spesso non si valuta anche le situazioni, non si valutano alcune cose, perché quello che diceva Paolo l'ho capita, qualcuno avrà detto siamo caduti così in basso che giochiamo col Bardi, ma invece la Valtarese ha fatto anche la seconda categoria in passato. Purtroppo nel calcio ci sono alti e bassi e spesso sono legati anche a situazioni economiche, cioè bravo.
io piuttosto che fare la fine di alcune società che hanno fatto, sono arrivate a sfiorare l'eccellenza, non faccio nomi, e poi sono fallite e non c'è più calcio in questi paesi, preferisco fare come stiamo facendo noi. No, concordo al 100%, Paolo. Allora, di che cosa adesso? C'erano altri argomenti che avevamo concordato con te. Dobbiamo parlare di che adesso? Parte gli abbonamenti, abbiamo parlato. Abbiamo detto adesso che mi ricordo. Abbiamo parlato di amichevoli, le amichevoli, che ce n'è una giovedì 18 col Noceto, Valtarese Noceto alle ore 19 al Bozia, e una sabato alle 16 mi sembra col Cavreago. Mi sembra, questa secondo me sono già due ufficiali. Ecco, il Cavreago è una bella amichevole. Sì, no, anche il Noceto, è in promozione, comunque. E quanto riguarda, io sono poi nel presente nel paese, cioè io in Borgottaro ci sono, ci lavoro e sento tutto quello che c'è da dire, dico in tutto e di più. Detto questo, quando non ci sono, cioè il calcio, la differenza la fa solo una cosa, i soldi. Se non si capisce questo non si va da nessuna parte. Se ci sono i soldi, se viene uno, un magnate, quello un cinese, adesso sono di moda i cinesi, viene il cinese, allora ti può portare anche, ma noi siamo tutti di Borgottaro, penso la dirigenza di Borgottaro, tutti ragazzi volontari, perché nessuno. Ma per quello, come diceva Paolo, Bianchinotti, il nostro presidente, è logico sostenere la squadra anche nel momento, come diceva appunto Rolandi, nel momento del bisogno. Sì, 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 che ma io un punto in più lo fai. Io guarda, io quando vado a vedere questo libro qua, che è interessantissimo, di Bernardi, che secondo me ha fatto un lavoro straordinario, no? Partendo dallo storico fino ad arrivare al 2007, l'anno dell'eccellenza, che poi è retrocesso. Poi vai a vedere le formazioni, ci sono stati degli anni che probabilmente avevano bisogno di o non avevano soldi, che vai a vedere sono quasi tutti di Borgottaro. Per esempio l'86-87 c'è stato, e vai a vedere, io conosco perché bene o male sono di quell'annata lì, e vedo che in quel periodo c'è stato questo. Allora, siccome tanti si dimenticano, e l'ho detto apposta, infatti mi rilascio a questo, quanto mi dicono ma adesso giochiamo con questa, senza far nomi, e no, non è detto, è successo anche in precedenza che abbiamo giocato, non è, e ci sono stati momenti dove questi ragazzi qua insieme hanno fatto gruppo e poi sono cominciati a risalire, a tornare alla Valtarese fino al 2007, che erano arrivati in eccellenza. In eccellenza abbiamo giocato, sì, ma c'erano, se vai a vedere le formazioni, anche lì c'erano tanti ragazzi, tanta gente da fuori, cioè non è che erano tutta gente di Borgottaro, della zona, del corso. Allora bisogna cercare di fare quello. Io l'unica cosa che posso dire è che spero che quest'anno vengano in tanti, numerosi, a tifare, anche, che giustamente ha detto il presidente del Valgotra, giusto, ci saranno momenti, ma in una stagione, anche se va bene, qualcosa ti va storto. Distorto, però io penso che se stiamo tutti insieme, siamo tutti vicini, io penso che sia molto importante, no? Cioè, il paese. Il Borgottaro è una realtà calcistica fin da. Lo dice Paolo, il nostro amico Paolo Brugnoli qua, che cita tutti, ci dice gli inni, che ci fa sentire delle cose straordinarie. Voglio dire, se noi stiamo uniti, la squadra ci sarà anche forse tra 10, 20, 30 anni, se cominciamo a dire no, bisogna andare qui, bisogna andare là, il presidente ha detto giusto. Poi magari ci si arriva anche con i nostri giovani, chi lo sa? Boh, non lo so. Ma quello che penso io. Per adesso siamo qua, ce la giochiamo, vediamo cosa succederà. Paolo, siccome mi allaccio a questa discussione che c'è in atto, perché anche i grandi big dello sport a volte subiscono un tifo particolarmente poco positivo, una di queste è la Pellegrini. Ma c'è sempre stato, io ho sempre visto l'aspetto, diciamo, giornalistico, sia i giornali, sia i giornalisti, tendono a, come dire, a gonfiare sempre le cose, no? Anche se veramente uno è veramente bravo, ma tendono un po', come dire, a gonfiare le cose. E poi se questo personaggio o questa squadra non riesce, anche se ha dato tanto, anche se ha fatto veramente dei grossi risultati, e poi non riesce, dopo questa campagna, come dire, di pubblicità a suo favore, il pubblico o i tifosi o i sportivi, come voi, non tutti, però poi la riconoscenza
e il rispetto di quello che ha fatto viene a meno. È sempre successo, alla Pellegrini che è successo questa cosa qui, sai, sembrava che dovesse spaccare il mondo, poi tramite i messaggi, i messaggini, gli hanno anche dato dei nomi, per dire, mia, un altro esempio lampante, io sento dei tifosi, no? Il Milan, se che era mia Berlusconi, Berlusconi ha preso il Milan in una situazione disastrosa, ha fatto una cosa mondiale, ha fatto una cosa mai vista nella storia del calcio italiano e forse anche mondiale. Allora, un minimo di riconoscenza si è fatto veramente negli anni indietro, sia a livello di ogni singolo, in qualsiasi sport, sia come squadra, si hanno fatto e ti hanno regalato veramente delle grandi soddisfazioni. Al momento che poi viene il momento negativo e devi come dire avere il rispetto e la riconoscenza di quello che ha fatto prima. Invece non è così. E invece non sempre, però parecchie volte ho visto, mi ricordo quando ero a New York, che c'era la finale Brasile-Italia, paragonavano Riva a Pelé. Voglio dire, i giornali, io parlo dei giornali che riuscivo a leggere là, i giornali italiani, voglio dire, capisci? Allora, c'è sempre la tendenza a gonfiare, a sopravvalutare, tra virgolette, anche se è un grande. E poi quanto al momento che non riesce, che la critica, che anzi addirittura la Pellegrini, negli insulti, voglio dire, è un minimo di riconoscenza, bisogna darlo, perché penso che chiunque la Pellegrini ha cercato veramente di dare tutto quello che poteva dare, anche mi ha riuscito, ma in precedenza ti ha dato moltissime soddisfazioni. Bene, e noi cerchiamo le altre soddisfazioni in una domanda all'amico presidente dell'Albaretto, eccolo qua. Avete iniziato la preparazione, tanto entusiasmo, ecco, i ragazzini come stanno andando? C'è di bello che te mi fai le domande e poi io ti rispondo quello che voglio. Lo so, infatti lo so. Prendo quello che avete appena detto, perché poi io mi attacco. Anch'io mi attacco. Che volte... l'invidia è proprio una brutta bestia. E poi adesso quelli che ci stavano ascoltando, che ci sentiranno su YouTube, diranno: dicono sempre le stesse cose da buon figlio. Però io vorrei riprendere anche il fatto di Marcello Gazzola, che io l'ho sentito con le mie orecchie, gente probabilmente invidiosa, perché io non trovo altro motivo per criticare quello che ha fatto. Adesso ormai davanti all'evidenza, davanti all'evidenza, al club hanno fa, dovuto no? tacere anche gli invidiosi. Però li aspettiamo al varco, perché tra un po' saltano di nuovo fuori nella prima difficoltà. Però c'è quella tendenza, soprattutto in Italia e nel nostro piccolo anche, per chi fa bene, per chi è in una certa posizione, di aspettarlo sempre lì come i gufi al primo errore che fa a criticare. Ma la stessa cosa che è successa a Marcello succedeva a Fabio, a Borzone, ad altri assolutamente, grandi. Assolutamente, assolutamente, e questo calcio. È un peccato, perché... bisognerebbe solo essere orgogliosi se qualcuno che è cresciuto qua fa bene in giro, e non dargli addosso e magari osannare, come aveva detto Antonio Conte, se Zaccherini si chiamava Zaccherigno valeva il triplo dei soldi. È uguale, quindi penso che quello che è successo a Pellegrini sia successo anche a Marcello, e ormai ha messo a tacere tutti, è stato molto bravo con le prestazioni che ha fatto. Ma il club? Il club? Beh, penso che siano molte le persone orgogliose di avere un ragazzo così. Io mi ricordo ancora quando andavamo alle superiori, io 2 o 3 anni meno di lui, lui già giocava nel Parma. Quindi ti aspetti che uno così, quando lo incroci per via nazionale o per i corridoi, se la tiri, tra virgolette. No, non è il suo caso. Quando lo incontri ancora adesso, giochi in Europa,
ti saluta con un'umiltà incredibile che ti sorprende. E non è un caso, sei arrivato lì, oltre alle qualità che aveva, quella lì è stata fondamentale. Cosa mi volevi chiedere? No, del club, ma te lo faccio dopo la domanda, adesso lo faccio a lui una domanda. E vai, siamo? Pubblicità. Esatto, dillo tu, lanciala tu. Pubblicità, Jean-Louis, pubblicità. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro. Telefono 0525 97447. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzione in via Pieve a Borgo Val di Taro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Combiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Alla Macelleria Moglia potete trovare la carne giusta per qualsiasi vostra esigenza. Carni scelte direttamente da noi, in stalle dove la tradizione, la sapienza dell'allevatore fanno la differenza. Macelleria Moglia, competenza e professionalità al vostro servizio. Via Monsignor Checchi 14 a Bedogna, telefono 0525 824794. Carni macellate da noi, una tradizione che dura nel tempo. Bar Tambini di Simona, completamente rinnovato, gentile e ospitale per le vostre colazioni e aperitivi. Happy Hour lo trovi a Ostia Parmense con telefono 329 9425 693. Bar Tambini di Simona. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi,
via Ponte Lecca 60, con telefono 0525 75 7200. Puntata veramente briosa qui a Ferragosto, sono felice perché quattro ospiti che hanno dimostrato l'attaccamento a RTA, l'attaccamento allo sport, anche in questa giornata di grande festa dove tutti avete banchettato. Però pensiamo anche al futuro, caro Paolo, perché tu sei presidente di una società che ha quasi 300 ragazzi da gestire, il che non è facile. No, assolutamente. Tocchiamo questo argomento. Assolutamente, però può essere anche un vanto perché... Come io sostenevo anche in tempi non sospetti, quando facevo appunto le trasmissioni con RTA, fondamentale era per il nostro territorio fondere il settore giovanile. Adesso poi come ci siamo arrivati lo sappiamo tutti, però avere un settore giovanile unico può permettere di fare un lavoro più in profondità, meno allenatori, perché è chiaro che se tra Borgotare e Valtarese si dividevano le squadre c'era bisogno anche di più allenatori, dunque era anche più difficile farlo, molti ragazzi si perdevano perché proprio non volevano magari giocare con la Valtarese, non volevano giocare col Borgotaro, lasciamo perdere perché, e si perdevano magari perché se non si riusciva a fare la squadra di quell'età lì. Ma a parte quello, per il futuro, perché è inutile guardarsi indietro, per il futuro sì, abbiamo 300 ragazzi, è una bella responsabilità, perché poi è chiaro che nel calcio ci sono molte aspettative sui ragazzi che vengono nel settore giovanile, anche perché sperano di andare altrove, giustamente. Noi tra l'altro sapete che sono già, mi sembra, tre ragazzini giovani che sono andati al Parma. Mi aveva accennato di questo collegamento. E non stiamo neanche a fare i nomi, perché secondo me poi si crea anche delle aspettative, ci sono bravini, tra l'altro detto anche dai dirigenti del Parma quando li abbiamo incontrati, speriamo bene per loro. E a proposito di questo, proprio per chiudere il discorso, al di là di tutti i campionati che facciamo, dell'impegno che ci mettono, e qui devo ringraziare, perché è una cosa da dire, che devo ringraziare tutti gli allenatori del settore giovanile, ma tutti non me li ricordo neanche perché sono tanti, però diciamo da Calchini, che è l'allenatore della Juniores, che poi è la squadra più collegata alla prima squadra, all'ultimo, agli allenatori delle scuole calcio, non c'è uno che prenda un centesimo, e questo mi sembra importante, perché comunque è un impegno, due volte alla settimana al calcio, al sabato o alla domenica portare via spesso anche dei bambini piccoli, dunque con delle responsabilità, perché non sempre tutti i genitori riescono a essere presenti. Dunque devo dire che il lavoro che viene fatto è grazie anche all'impegno di questi ragazzi che tutti i giorni vanno al campo per allenare questi bambini. Importante anche l'impegno di Mino Ferrari con i portieri, perché Mino, come sapete, dall'anno scorso non allena solo i nostri portieri della prima squadra, ma allena tutti i portieri del settore giovanile, dal piccolino da quello di 8-9 anni fino a appunto al portiere della prima squadra, e questo, anche questo è importante. Dicevo, a proposito di questo, probabilmente il lavoro che abbiamo fatto è stato apprezzato, e siamo stati chiamati dal Parma Calcio, che col passaggio in Lega Pro e con l'intenzione di Nevio Scala creare una rete per il settore giovanile, hanno individuato 15 società della provincia di Parma e 15 società di tutto il resto d'Italia, dunque 30 società in totale, che vengono affiliate all'Academy Parma. Adesso si parla di Academy, una volta c'erano invece le scuole calcio, vabbè. Comunque praticamente vuol dire che noi avremo da parte del Parma un supporto in tutto, sia per gli allenatori che andranno a dei corsi appositamente a Collecchio, avremo soprattutto per i settori più piccoli, avremo gli allenatori che verranno di Parma, che verranno su da noi almeno una volta ogni 15 giorni per incontrarsi con gli allenatori, parlarsi, affrontare i problemi che eventualmente possono nascere. Avremo anche poi, che non è secondario, un sacco di biglietti a livello promozionale per andare a vedere il Parma. È vero che la Lega Pro adesso, però comunque no. Secondo me per i bambini è una bella esperienza anche quella. E proprio per presentare tutto questo discorso, lo confermeremo nei prossimi giorni, perché il dirigente del Parma che si occupa di queste cose me lo deve solo confermare, ma il 3 settembre presenteremo nella sala d'accordo anche col sindaco e l'assessore allo sport di Borgotaro, presenteremo questo progetto che avrà durata triennale. Sarà giorno, scusa? 3 settembre, un sabato. 3 settembre. Poi chiaramente siete invitati anche voi. L'amico Berni e Osiana, due immagini, riusciamo a farla, magari anche una bella intervista. Grazie Paolo, e adesso Paolo, tocca a te. Ma io poco da dire, ormai ha detto tutto c'è il Presidente, io potrei solo dire un saluto, buon Ferragosto, buon campionato, buona Coppa, buon Valgota, tutti. E a proposito di personaggi di Borgotaro, tu so che sei un cultore e ci aiuterai a tirar fuori qualche chicca. Va bene, giusto? Senz'altro, va bene. Passo la parola a Paolo. A Paolo, che
È intenditore di musica e di sport. Tu dici che in Vallata hai pochissimo tempo, sono nati tanti personaggi. Beh, prima di tutto bisogna fare gli auguri a tutte le società che cominciano il campionato, perché a prescindere da Valtarese, che secondo me ha il compito più grosso e più problematico, perché portare avanti anche problematico nel senso che ogni 15 giorni c'è presenza Valtarese, sì, qua. Beh, domando portare avanti tutte queste squadre, la gente che si impegna veramente, anche, però anche tutte le altre squadre. E poi ritornando ai personaggi che abbiamo avuto qui a Borgotaro nell'ambito dello sport, sono tutti personaggi che sono, come dire, alla buona, non hanno cambiato mentalità, non hanno cambiato modo di pensare o di rapportarsi con la gente, con i suoi amici. Voglio, faccio un esempio, Eugenio Bersellini, che è stato campione d'Italia, ha vinto la Coppa UEFA, è stato veramente un grande a livello, ma è una persona alla buona e non ha cambiato niente. E a Borgotaro, come ha sempre avuto questi personaggi, che sono rimasti quelli che l'amicizia genuina, amicizia è sempre stata uguale come la caratteristica, prima. Caratteristica del borgotarese è sempre stata questa che... Bene, chiudiamo con il Valgotra. Io non ti faccio una domanda, perché tanto tu mi fai la risposta che vuoi, perciò non ti faccio domande, guarda. E io mi riprendo sempre. Tu riprendi ciò che vuoi. Prima, perché saltano sempre fuori degli spunti interessanti. Bene, quindi, da Paolo. Da Paolo. Benissimo. È fonte di spunti. Gian adesso c'ha voglia di andare, ma se succede che viene fuori una discussione che vale la pena di approfondire, la approfondiamo. Perché tanto che comanda sei te, Giovanni. Cosa è venuto fuori adesso? No, è venuto fuori che sicuramente bisogna constatare che la Valtarese, la società centrale della Valle, non solo per collocazione geografica, ma per storia e per tutto quello che ha dietro. E io mi auguro che la stessa capacità che ha avuto ultimamente di colloquiare e di rapportarsi con società superiori come possono essere il Parma, che adesso è tornato ad essere professionista, la abbia anche con noi società minori. Perché penso che creare, come il Parma seleziona 15 squadre della provincia, fondamentalmente, può non averne essenziale bisogno, però lo fa perché ci crede e perché sa che dando qualcosa alla Valtarese, dando qualcosa al Soragna, tira a casa una società sì, che certo. Probabilmente è stata selezionata, avrà qualcosa indietro. Sicuramente è più quello che il Parma dà alla Valtarese che quello che la Valtarese potrà dare al Parma. E nello stesso modo, gioco può farlo, io spero che la Valtarese nei nostri confronti e nei confronti delle società che per adesso sono di contorno, si guardi solo il numero dei tesserati e non solo il livello di categoria, perché è ok che noi siamo solo a una categoria di distanza, ok che Borgotaro e Bardi sono nella stessa categoria, Solignano l'anno scorso ha fatto forse più punti della Valtarese, però dietro c'è qualcosa di diverso che va oltre i risultati. Quindi io spero che lo stesso atteggiamento propositivo che ha avuto il Parma nei confronti della Valtarese, la Valtarese lo possa avere con le squadre di contorno della Valle e se posso sbilanciarmi, e io saprei suggerirne una con cui andare più d'accordo. Valgotra, perché vicino. Ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino e se l'acqua arriva al primo mulino, a quello sotto manca. Ecco, va bene. Quindi cogliamo anche queste occasioni che tu ci dai la possibilità. Con molta felicità. Per intavolare discorsi basati sullo sport. Sullo sport. Certo. Sull'andare d'accordo, poi non è che siano tutte rose, non è no, però, saranno tutte rose e fiori, però prima di tutto per capirsi parlarsi è importante,
Perché... No, ma tu hai lanciato un messaggio che io trovo favoloso, perché la Valtarese è leader. Dietro, sotto, o per categoria, o per importanza di paese, di pubblico, di storia, ci sono tutti gli altri. Però se la Valtarese potesse sviluppare il discorso che ha detto l'amico Rolandi, magari in montagna si raggiungono più obiettivi. Magari, è difficile. Certo. No, no, finisci poi c'è dopo. Ovviamente la proposta che io ho fatto adesso è fatta con la massima umiltà, che però l'umiltà è sempre importante in queste cose. Come il Parma si è dimostrato con Scala, che è una persona intelligente, molto, e umile, molto. Perché ha ottenuto risultati incredibili, però non è uno di quelli che vanno in copertina a fare le critiche, a dare le pagelle. È uno che ha fatto un gran lavoro negli anni 90 e poi si è ritirato di buon grado, è stato richiamato in causa e ha rifondato una società basandola su quello che è la sua persona, su principi che sono alla base dei successi che poi lui ha ottenuto. Quindi, come il Parma, penso che sia un gesto umile quello del Parma di volersi confrontare con le squadre della provincia. Spero che scalando a piramide anche la Valtarese possa avere lo stesso comportamento con chi gli sta vicino. Siete vicini già oggi, per cui immagino domani. Lasciami dire una cosa, veloce, poi ho fatto un po' di polemica. Va bene, veloce. Per scusarsi, bisogna essere in due. Noi eravamo affiliati, il compiano era affiliato alla Valtarese del 93, 92, 90, eravamo affiliati alla S Valtarese. Ora, mica soltanto la Valtarese, bisogna che sia anche gli altri. Ora, noi più di 20 anni fa eravamo affiliati alla Valtarese, che è anche al calendario, quinto al calendario della Valtarese, e abbiamo fatto dei buoni risultati, ma anche la Valtarese ha avuto dei buoni frutti, perché Guma manda giù una squadra da allievi completa, o quasi, che la Valtarese non aveva la squadra degli allievi, dunque per dirti, bisogna essere in due a fare il matrimonio. Bene, comunque è un matrimonio, Paolo, che aveva quasi fatto. Ne parleremo sicuramente, so che ormai i tempi sono stretti. Ma sarebbe mai abbiamo finito stasera, perché poi incalza dopo questa grande intervista fatta importante da Beppe Conti, e non solo, anche all'organizzatore di Sport e Civiltà di Parma, perché c'era anche lui e c'era anche in questa bella intervista, che spero domani vi guarderete, se non questa sera, Luciano Armani, che ha fulminato Merckx a Nizza tanti anni fa. Paolo, dimmi. No, dicevo che l'apertura c'è assolutamente, ma è chiaro che bisogna poi trovare i modi e i sistemi per collaborare, perché poi le società sono anche tante. Il bacio ce lo diamo la prossima. Sì, perché così interessa. Sono 7-8 squadre con cui dobbiamo parlare e dobbiamo trovare, perché poi alla fine sono quelle. Però Paolo, potrebbe essere davvero una ma l'idea è ottima. L'idea è ottima anche perché quando escono dal settore giovanile tutti gli anni, come succederà ormai, speriamo per tanti anni, 20 giocatori, 17, noi c'erano i 20. Se possono giocare, che sia di Bedonia o di Bardi o di Borgotaro, di Albano, possono giocare, è importante. Cioè non c'è, secondo me non ci sono grosse difficoltà a trovare poi un accordo se riusciamo a farli giocare. Io ringrazio, purtroppo questa sera abbiamo la telecamera fissa, non vi posso inquadrare, però se Paolo ti butti per terra, trasversale, vi abbracciate, non so, fate quello che ne avete voglia, ecco, così ci vediamo tutti e vi auguro davvero uno speciale fine Ferragosto, gli amichevoli sono lì, che mi raccomando, c'è festa al Barreto, stasera se volete andare là, festeggiano il passaggio. No, c'è la saga. Ah, c'è la saga stasera. Santa Maria. Santa Maria, ecco, vedi, Santa Maria c'è la saga, adesso vi saluto, grazie goliardicamente, dopo di voi va questa intervista molto bella, poi dopo noi ci rivediamo qui per i saluti. Grazie ancora e buon Ferragosto, vi aspetto qui, ciao. Allora, siamo qua un bel pomeriggio a Cerasetto, dove Beppe Conti, amico anche di RTA. Luciano, non è che stai vendendo? Ah.
qualcuno per naturalmente promozionare questo libro, che è un racconto straordinario, è la storia che molti di noi hanno vissuto, molti per motivi di età non hanno vissuto e hanno la possibilità di consultare. È, come l'ho definita io, un almanacco, un'enciclopedia, molto di più. Caro Beppe, spiegaci il tuo ultimo racconto. Beh sì, guarda, questo è proprio il titolo, è La grande storia del ciclismo, e ho raccontato dalla seconda metà dell'Ottocento al 2015 tutto quello che è accaduto in questo grande sport, un grande sport popolare. Gli sport che più hanno affascinato la gente, lo sappiamo, sono il calcio e il ciclismo, o se vogliamo il ciclismo e il calcio, pensando al passato. E allora io ho raccontato tutto, ma proprio tutto quello che è accaduto, dividendo in capitoli e raccontando, cioè è una serie di racconti, per cui c'è fino all'Ottocento, il primo Novecento, tutti i capitoli, gli anni dieci, sempre del secolo scorso, gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, fino agli anni 90, e poi c'è il terzo millennio. E quindi racconto tutto, racconto i pionieri, racconto Ottavio Bottecchia che va al Tour e vince due Tour consecutivi, il primo campionissimo che si chiamava Girardengo, Binda e Guerra, Coppi e Bartali, il dopo Coppi, Gimondi e Merckx, Moser e Saronni, sino a Nibali e Aru, che hanno ripreso a vincere le grandi gara tappe. È un racconto delle loro imprese, ma quel che mi preme è che c'è anche il retroscena, il dietro le quinte, che rende piacevole questa storia, con del gossip. C'è anche il gossip, che adesso è tanto di moda. Allora, tanto per stuzzicare il telespettatore ad acquistare questo libro straordinario, questi racconti straordinari che sono per capitolo, lo trovate nelle migliori librerie e lo trovate a 35 euro, possiamo anche dirlo, possiamo dirlo, e devo dire un grazie all'editore Grafo di Torino, perché in effetti è un libro di quasi 700 pagine, di 450 foto fra bianco e nero a colori, e io ti dico che un libro così, 450 foto, 700 pagine, venderlo a 35 euro ha fatto, secondo me, un favore a tutti i grandi appassionati di ciclismo che devo dire lo stanno acquistando, ed è un libro che io sono molto fiero di questo, felice, sta avendo un successo incredibile, più di quello che osavo pensare. Allora, cominciamo qualcosa, a studiare che cosa c'è contenuto qua dentro, questa borraccia, così stuzzichiamo la fantasia della gente, tra Coppi e Bartali. Eh sì, una bella storia questa, il passaggio della borraccia, chi è che l'ha passata? Tutti si chiedono, l'ha passata a Coppi e Bartali o Bartali e Coppi? E Bartali mi diceva sempre, io ho conosciuto Bartali che faceva giornalista quando aveva già più di 70 anni e lui diceva sempre, gli chiedevano, no, al Giro d'Italia, chiedevano tutti a Bartali, ma chi è che ha passato la borraccia? E Bartali diceva, tu da che parte stavi? Eri dalla parte di Coppi? Allora è Coppi che l'ha passata a me, sei contento? Diceva Bartali, no? In realtà io ho raccolto un documento che ho riproposto, secondo il quale un famoso fotografo, Carlo Martini, della Gazzetta dello Sport e dello Sport Illustrato, che era un settimanale molto in voga all'epoca, ha chiesto ai due di fare una foto, perché Coppi e Bartali era al Tour del 52, erano andati al Tour litigando parecchio, perché uno voleva tutta la squadra per sé, l'altro anche, e si misero d'accordo in extremis. E allora questo fotografo, nella tappa del Galibier di Sestriere, disse ai due, adesso che andate d'accordo, che stiamo dominando il Tour, fate una bella foto che mi serve per la copertina dello Sport Illustrato, che era questo settimanale della Gazzetta dello Sport, fate questa foto per far vedere che andiamo d'accordo, che andate d'accordo, che l'Italia va d'accordo, che state vincendo il Tour. E allora lui ha fatto la foto, i due che continuano a passarsi la borraccia per la foto, questo è il passaggio della borraccia vero, e lo pubblicò per primo sulla copertina dello Sport Illustrato, il passaggio della borraccia. Ma cosa racconto io? La retroscena qual è? Che lì, vabbè, era passato una borraccia, che non è una cosa che abbia grande valore. Il giorno dopo, questa era la tappa di Sestriere, il giorno dopo c'era la tappa Sestriere-Monte Carlo. Nel finale i francesi attaccano Coppi, strade sterrate dal Colle di Tenda per andare giù verso Monaco, Nizza, quella zona lì. Strade sterrate, salite e discese, e le macchine stanno dietro. Coppi fora una volta e si ferma Fiorenzo Magni e gli dà la ruota. Restano in pochi, ci sono solo più Coppi e Bartali degli italiani. Coppi fora di nuovo. Bartali si ferma e gli dà la ruota.
E io in questo libro ho messo la foto di questo passaggio della ruota. Allora, il passaggio della ruota secondo me è molto più importante del passaggio di una borraccia. E Bartali diede la ruota a Coppi, arrivò l'ammiraglia e Binda, commissario tecnico, disse: a quel punto li avrei abbracciati, perché a quel punto ho capito che avremmo vinto il Giro di Francia. Questa è una storia bella che c'è sul libro. Direi anche discretamente commovente. Un altro capitolo importante sarà Gimondi Merckx. Certo. Erano amici? No. No. Cosa succedeva tra loro? Rispetto o qualcosa di più? Grande rispetto reciproco, grande amicizia dopo. A una delle tante feste che abbiamo fatto di recente, negli anni 2000, ricordo che la moglie di Felice Gimondi, Tiziana, donna amabilissima, simpatica, molto bella e molto dolce, e mi disse un giorno, dice: ma sai che quando si vedono adesso, a distanza di anni, sembrano due fidanzati, si vogliono bene, perché oggi fra Gimondi e Merckx c'è un'amicizia straordinaria, mentre invece fra Moser e Saronni è rimasta questa bella rivalità che c'era allora. Sì, è rimasta. Invece Moser, invece Merckx e Gimondi nel tempo sono diventati amici, anche se allora c'era una rivalità spietata. Gimondi ha raccontato che pianse dopo una delle prime sconfitte, quando si rese conto a un Giro di Catalogna, a un cronometro, lui pensava di essere ancora superiore a Merckx a cronometro, e al Giro di Catalogna a un cronometro Merckx batte Gimondi, e Gimondi si rese conto che a quel punto che anche il cronometro era più forte Merckx, e quella sera pianse Gimondi, racconta questo. E poi c'è un altro racconto splendido del mondiale, in questo libro, mondiale di Mendrisio 71, restano in due nel gran finale del campionato del mondo, Gimondi e Merckx, e Merckx cerca di staccare Gimondi per arrivare da solo, ma non ce la fa, arrivano loro due e Merckx vince in volata. La sera stessa Gimondi scopre che nello stringere i denti, nel vero senso della parola, nello stringere i denti per non farsi staccare da Merckx, si era slogato la mascella e la sera non riusciva a mangiare, ha dovuto fare una cena di liquidi perché si era slogato la mascella nello stringere i denti per non farsi staccare da Merckx. Pensate cos'era il ciclismo, cos'è stato il ciclismo. Altro duello che racconti qui, Moser-Saronni, erano diversi proprio di natura, perché c'era questo astio tra loro? Ma perché erano uno all'opposto dell'altro, c'era questa, era l'antitesi proprio, no? Come tipo di campioni, come tipo di corridore, e litigavano e vincevano, e uno era pronto alla battuta, l'altro replicava. È stata secondo me una delle rivalità più belle di tutta la storia del ciclismo, che è rimasta nel tempo. Io avevo già scritto un libro, Moser-Saronni, perché ho avuto il privilegio, la fortuna di viverla in prima persona in quegli anni. A Compiano, a Sugremaro, ci fu il grande campionato italiano 1981 in cui i due rischiarono addirittura di venire alle mani per una serie di battute in corsa e tutto, e quindi questa è stata una grande rivalità. Ma in questo libro c'è anche una grande foto che riguarda il ragazzo che c'è qui a fianco. Andiamo a cercarla. Andiamo a cercare questa foto. Allora, tu cerca e io coinvolgo subito Luciano Armani. Ecco, lui va a cercare la foto che ti ritrae vincitore per 3 centimetri, mi hai detto, a Nizza. Eccola qua, dopo rispondo. Piccolina, guarda un po'. Allora, tanto diamo anche la pagina, così vediamo un po'. 386? 386. Guarda un po', qui c'è questa foto in cui in due piombano sulla linea del traguardo assieme, sembrano alla pari, sembrano veramente alla pari, uno dei due alza il braccio, aveva vinto lui, e si chiama Luciano Armani, e quello battuto si chiama Eddy Merckx, e qui questo è un momento storico, no? Luciano Armani è qua. È un momento storico per successo praticamente una volta sola, ed era difficile battere Merckx, un campione come lui che in 10 anni ha vinto 520 volte, è da ammirare, e io sono rimasto un grande amico, non mai un rivale acceso, perché sono stato in squadra con lui anche nella Faema nel 1900, praticamente 70,
68, e quindi ho avuto il piacere di averlo a casa mia a dormire un anno. Pensate voi, in un paesino come Filegara, avere Eddie Merckx in casa dopo aver fatto un circuito pro avis per il comune di Medesano. Queste sono le soddisfazioni che ancora oggi se ne parla, e che il ciclismo non è solamente pedalare, il ciclismo è così, passione. È una cosa stupenda la comunicazione con il pubblico, e si rimane, io mi paragono un po' ai militari e ai soldati e agli alpini, che ancora adesso fanno delle feste dopo la guerra che è successo in Italia e in Europa. E cosa posso dire? Voglio fare complimenti a Beppe Conti, però, perché lui sa tutto e di tutto, diciamo, del ciclismo e qualche altro sport, di tutti gli anni a partire da 60 anni indietro, e questo dobbiamo aiutarlo con le nostre battute o con le nostre piccole cose che possiamo raccontare, perché lui sa fare delle cose che nessun altro giornalista in Italia non lo possono fare. A proposito, grazie Luciano, ma ti becco subito. In questo libro manca un dettaglio di questa tua impresa storica, no? Perché parlando prima con Corrado Cavazzini, che è il grande organizzatore del premio Sport e Civiltà al Teatro Regio di Parma, che è la manifestazione secondo me numero uno in Italia per qualità di premiati e per la location, come si dice adesso, no? Perché al Teatro Regio di Parma fare un premio di sport è il massimo, no? Allora io dovrò fare una riedizione di questo, perché io qui elogio te, questa tua impresa, hai battuto Merckx e tutto, e Corrado mi ha raccontato che quando hanno premiato Merckx, perché Merckx è stato fra i premiati del premio Sport e Civiltà, e allora tu ti chiedi e dici: ma ti ha battuto Luciano Ormani, Altura, Marsiglia? E Merckx disse: ma sì, perché Luciano Ormani non tirò un metro, per quello mi ha battuto. Chi l'ha detto? L'ha detto Merckx, a lui. Confermo che nella cena dopo appunto lo spettacolo del Regio, era una tavolata di ex professionisti, per la verità, perché oltre a Merckx, Armani, Adorni, a Casalini, a Guarazzini, e ovviamente il discorso è scivolato facilmente sul passato delle esperienze di questi campioni, e quando appunto a Merckx le faceva notare: ma guarda che Luciano a Marsiglia te le ha date di santa ragione, e lui si è rivolto a lui e ci ha detto con la voce un po' tedesca: sì, sì. Luciano, non hai mai tirato un metro. ma Luciano ha pronto la replica, secondo me. Sì, ma io con Eddie è vero, ma io non ero Eddie come potenza, e come se giocavo sempre molto di esperienza e del fair play, diciamo, per strisciare con uno e con l'altro, perché il mio fisico non aveva la potenza di un Gimondi e di un Merckx, e quindi dovevo gestirmi le mie potenze e le mie forze facendo una tappa di 255 km a 45 all'ora, con un calore in luglio che era circa dai 35 ai 37 gradi. Sicuramente se io avessi tirato come ha tirato Merckx, prima di tutto io non ero Merckx, perché se fossi stato Merckx potevo battere più facilmente. Seconda cosa, praticamente io, gestendomi con un compagno di squadra che si chiamava Paolini, e che lui ha dato molto di più di me, perché vado in fuga, la fuga in porto, abbiamo fatto anche un piccolo gioco di squadra che lui tirava e io un po' meno, e sono arrivato a batterlo col Fotofinix facendo uno sforzo pazzesco, perché per due giorni mangiavo solo liquidi e non solidi. Questa è la battuta mia finale. E poi vorrei dire un'altra cosa. In quelle poche volte che mi trovo in certe occasioni come oggi, e sono molto gettonato, posso dire, perché a me piace la comunicazione con i corridori e con te, col pubblico, e quanti mi invitano a fare delle manifestazioni anche contadine, posso dire, anche di paese. Per esempio, una settimana fa a Tabiano Terme è stata fatta una manifestazione di una Miss che doveva poi partecipare alle finali a Salso Maggiore, e io ero presidente di giuria.
Ecco, queste sono cose, quelle sono le cose. E perché mi hanno chiamato? Perché sono amico dell'amico e perché sono comunicativo con tutto il pubblico e tutti mi vogliono bene. Questo è Luciano Armani, ma ci tengo a dirlo perché quanti stanno chiusi in se stessi e potrebbero dire tante cose per il benessere di questo sport che abbiamo tanto bisogno. E poi faccio anche una domanda a Beppe. Beppe, cosa dobbiamo fare per il nostro ciclismo italiano per avere ancora qualche campione? Io ti dico cosa farei io. Toglierei i telefonini subito, in mano ai direttori sportivi. Le radioline, perché devono essere i capitani delle squadre a gestire le pedalate e non i direttori sportivi sulle macchine, perché a chi fa male le gambe in corsa, il direttore sportivo fa fatica a comunicarlo o viceversa, e tante altre cose. Tu che sei un esperto, avrei piacere che tu comunicasse che come il ciclismo si dovrebbe svolgere per farlo diventare più importante e non sempre fughe in partenza e prenderli a 10 km l'arrivo. Sì, ma ci sono tanti problemi, tante motivazioni, una di queste è giusto, le radioline con i corridori telecomandati che fanno quello che dice l'ammiraglia alle spalle, questo riguarda i professionisti, un'altra cosa sempre che riguarda i professionisti, che noi conosciamo bene i professionisti, ma il fatto che i grandi campioni delle gare a tappe non facciano più come ai tempi vostri Giro e Tour, ma allora uno come Froome, come Quintana, Contador qualche volta l'ha fatto, ma devono venire al Giro d'Italia e poi andare al Tour de France, allora sì che ci sarebbe il grande entusiasmo. Froome è il più forte, ha vinto il terzo Tour, ma venga prima a confrontarsi al Giro e poi cerchi anche di vincere il Tour. I grandissimi hanno vinto prima il Giro poi il Tour nella stessa estate, Coppi, anche Thiel, Merckx, Hinault, Roche, Indurain, Pantani per ultimo, e devono cercare di fare tutti e due, allora ci sarebbe più entusiasmo. Invece uno sceglie il Tour, l'altro sceglie la Vuelta, quell'altro sceglie il Giro, è molto dispersivo il ciclismo d'oggi. All'epoca vostra, che era un'epoca in cui il ciclismo sulle prime pagine dei giornali teneva botta al calcio, ma era perché c'eravate tutti sempre alla Sanremo, alle classiche del Nord, al Giro, al Tour, tutti, sempre. Ecco perché è una delle prime cose che dovrebbe fare il ciclismo, secondo me. Tornando a questo stupendo libro, poi voglio coinvolgere l'amico Cavazzini. Certo, allora facciamolo subito. Beh, la presentazione nel senso che tra le varie cause, perché come sempre non è una causa sola per cui non c'è un ricambio efficiente da noi, e anche in merito al fatto che non facciano i due o i tre giri come si facevano un tempo, ormai il nostro mondo tende sempre di più a 360 gradi verso la specializzazione in tutti i campi, lo sport non può esimersi dal cambiamento della specializzazione, per cui credo che sia predicare al vento il fatto che è un discorso nostalgico quello di tornare indietro ai tempi, dico nostri, nel senso che sono passati anche tanti anni. Oggi, ripeto, la specializzazione richiede degli atleti con preparazioni perfette, specifiche, per ottenere i risultati che ottengono. Se dovessero fare così non ci sarebbero sicuramente gli stessi risultati. Per cui, secondo me questa è una cosa inevitabile, non possiamo cambiarla, però bisogna adeguarsi a questo sistema. Questo sì, molto probabilmente, almeno da parte dei corridori italiani, ancora non è il periodo dove stanno nascendo veramente dei corridori, dei grandi campioni, dei fuoriclasse, perché poi alla fine le grandi imprese le fanno veramente i più grandi, non è fuori di dubbio. C'è da sperare che ci sia, diciamo così, tra i giovani e tra i giovanissimi una adesione allo sport ciclistico ben maggiore, perché poi è un problema anche statistico, insomma, più ragazzi si avvicinano più probabilità ci sono che qualcuno riesca veramente a emergere. Io mi auguro questo,
Però forse una delle nostre lacune maggiori, e lo dico perché tu lo sai, sapete benissimo che sto gestendo da anni una bella corsa internazionale lì a Collecchio, e vedo, sentendo anche altri amici di altre parti d'Italia, che c'è sempre più difficoltà a organizzare e mantenere queste manifestazioni e quindi queste squadre, perché i costi sono saliti tantissimo, la burocrazia è diventata infernale, sempre più giovani non si avvicinano anche all'aspetto organizzativo, ma di passione per organizzare. È evidente che quando ti manca questa materia prima, poi dopo la rotazione si perde, la ruota manca di raggi e quindi si afflossia. Il problema grave è quello, insomma, c'è, rispetto ovviamente ai miei tempi, quando appunto, come dici tu Beppe, il ciclismo era in prima pagina dappertutto, il calcio veniva abbondantemente dopo. Oggi la situazione è totalmente ribaltata, ma per tornare sicuramente uno sport in auge occorrono poi alla fine dei grandi campioni, perché abbiamo visto in quegli spezzoni tipo Pantani e qualcun altro che quando sono capitati loro c'era veramente la passione da parte sia degli appassionati di ciclismo ma dalla popolazione in genere, le signore, le massaie eccetera, si avvicinava, oggi ancora di più perché hanno poi la televisione che le permette proprio di toccare con mano le manifestazioni. Manca questa risorsa prima, che è la vicinanza dei giovani a questo sport in massa. Però parole sante le tue, giustissime, però io resto un nostalgico e penso, allora, l'anno prossimo 2017 sarà una grande stagione con il Giro d'Italia numero 100 e stanno preparando un grande giro, no? Con dei luoghi di fascino, suggestivi nel ricordo del passato, perché non è il centenario del giro, il primo giro è 1909, ho fatto il centenario nel 2019, ma questo sarà il giro numero 100. Allora, nell'interesse dei corridori, dei gruppi sportivi, degli sponsor soprattutto, proviamo a pensare se al giro dei cent'anni ci fossero Froome, Quintana, Contador, Richie Porte contro Nibali e Aru, che sono in due squadre diverse. Poi gli stessi vanno al Tour de France. Allora, ma sarebbe interesse loro, perché sarebbe un momento in cui si parlerebbe più di quello che del calcio, o comunque sui giornali ci sarebbe un interesse mediatico enorme, e chi ne traerebbe maggior godimento? Gli sponsor. E purtroppo però non sono così lungimiranti oggi come lo erano gli sponsor di una volta. Fiorenzo Magni, che è mancato pochi anni fa, mi raccontava sempre che nel suo ufficio di grande industriale, che divenne un grande industriale, aveva una riproduzione della prima pagina della Gazzetta dello Sport del 51, in cui era tutta dedicata alla sua vittoria al Giro d'Italia, tutta la prima pagina della Gazzetta, in fondo, quello che noi giornalisti chiamiamo il taglio basso, c'era scritto: è bravo il derby, intanto il Milan battendo l'Inter è diventato campione d'Italia, o viceversa, non mi ricordo più, no, era sotto, no? E sopra era tutto, pensate, il Milan o l'Inter, non mi ricordo più, che batte il Milan o l'Inter e diventa campione d'Italia, era sotto, in fondo alla pagina, sopra c'era Fiorenzo Magni che vinceva il giro. Allora, non si tornerà mai più a questo, ma se il ciclismo sapesse riproporre più volte questi scontri ne guadagnerebbe. Però andiamo fuori tema adesso, concludi pure tu. No, poi continuiamo per Punto Sport a sviscerare un po', per incuriosire il lettore su questo libro fantastico. Una domanda per Punto Sport è questa: sono uscite da parte di alcuni tuoi colleghi delle classifiche, per modo di dire, Tour de France nettamente numero uno, prima, poi arrivava subito dopo il Giro d'Italia, che sta per essere raggiunto da Vuelta. Tu come la pensi la cosa? No, il Tour de France è sempre stato primo, è nato prima, 1903 contro 1909, ha avuto il Tour nel 1930 questa genialità. Una genialità di farlo diventare corsa per squadre nazionali.
E lì è stato veramente il momento in cui ha preso il largo. C'erano i tricolori di Alfredo Binda con Coppi e Bartali in maglia tricolore. Di lì fino agli anni 60 il tour era per nazionali, prova a pensare, non c'erano non so, la Stana e la Lampre come oggi, no, c'era l'Italia, la Francia, il Belgio, e lì il tour ha spiccato il volo. Poi si corre di luglio, vacanze, più gente sulle strade, e è sempre stato davanti e sarà sempre davanti il tour al Giro. La Vuelta sarà sempre la terza. Avevano chiesto al Giro di spostarsi a settembre, sarebbe stata una follia, per fortuna quelli del Giro hanno detto no. La Vuelta è in settembre, molto spesso diventa una corsa di preparazione ai campionati del mondo che si corrono dopo, tante volte è l'esame di riparazione per chi magari ha fallito il tour e allora va a fare la Vuelta, ma il Giro continua a essere il Giro, la sua data è maggio e continua a essere un grande evento. E sta ai corridori, soprattutto gli stranieri, venirci al Giro, perché Froome, che vince il Tour ma non cerca mai la copiata Giro e Tour, che è quella dei campionissimi, secondo me sbaglia lui. Basta. Tornando al libro, c'è una cosa che la Barraccia, un po' di fantasia la conosciamo un pochettino tutti, ma c'è una cosa che naturalmente è poco conosciuta e che magari merita davvero un certo risalto, e so che c'è qui in questo libro. Ma ci sono tante storie, perché io ho il gusto della retroscena, del gossip, e c'è la storia di Jacques Anquetil, che io chiamo Sultano, che ebbe una storia d'amore con la sua amante e con la figlia dell'amante, che non era sua figlia ma era figlia del medico, e quindi c'è questa storia incredibile di questo personaggio Jacques Anquetil. C'è la storia di Henri Pélissier, il primo grandissimo di Francia, che nel 1935 venne ucciso dall'amante con un colpo di pistola, con la stessa pistola con la quale due anni prima si era suicidata la moglie, ed è una storia allucinante. Cioè, racconto anche queste storie, certamente, e racconto in retroscena di tutte queste grandi sfide. Ho raccontato, ho detto prima, di Gimondi che si sloga la mascella nello stringere i denti per cercare di reggere Merckx, no? E quindi ci sono tutte queste storie che sono appassionanti e che vanno al di là dell'impresa, perché poi ci sono tutte le imprese, ovviamente. Coppi che vince la Cuneo, Pinerolo, e non si capisce perché attaccò subito così. Fece 192 km di fuga da solo, attaccando sul primo colle, il Colle della Maddalena, e facendo da solo il Colle della Maddalena, Alvars, Lisoar, Monginevro, Sestrier, arrivando a Pinerolo con 12 minuti su Bartali e 19 minuti sul terzo, che era Alfredo Martini. E lui a Cuneo in pratica aveva già vinto il Giro. E perché fece questo? Ci sono le varie interpretazioni, no? E allora racconto tutti questi retroscena. Approfitto per chiudere, questo libro che vedi, vorrei regalarlo a te per tutto quello che hai fatto in questa manifestazione, e così magari ti leggi con piacere e la prossima volta mi fai altre domande. Altre domande più peppate. RTA ti ringrazia, ma c'è un'ultima domanda, quella che è legata naturalmente all'amico Corrado e al premio che ci sarà, dove tu sei naturalmente molto molto impegnato a Compiano, che è esattamente? Sì, sabato 27 agosto, ore 15 al Castello di Compiano, siamo alla sesta edizione, e quest'anno i premiati sono Marco Tardelli, per l'urlo famoso di Spagna 82, ma soprattutto perché con la figlia Sara, una cara collega, ha scritto un libro piacevolissimo in cui racconta la sua storia, la sua vita. E allora, siccome noi premiamo sempre, il premio è sui grandi campioni del passato ed è un premio di letteratura sportiva in cui premiamo il libro dell'anno di sport, perché la letteratura sportiva è sempre un po' bistrattata, no? Non ha il valore che dovrebbe avere. Allora quest'anno il premio è a Sara Tardelli e a Marco Tardelli, e in più a Luciano Armani per i 45 anni dalla mitica impresa della vittoria Marsiglia contro Merckx. In più quest'anno, sempre a Compiano, c'è un ricordo speciale, commovente, toccante, dedicato a Pierluigi Ferrari. Pierluigi Ferrari, ex presidente della provincia di Parma, è stato fra i fautori di questo premio, è stato il primo a volerlo. L'abbiamo realizzato nel 2011 perché erano 30 anni dalla clamorosa vittoria di Mosera a Compiano, a Sugremaro,
del campionato italiano contro Saronni. E allora quel giorno, per i 30 anni, riuscì a far venire a Compiano Moser, Saronni, Alfredo Martini, Vittorio Adorno e tutti i grandi. Di lì è nato il premio Compiano Sport. Allora, quest'anno vogliamo ricordare Pierluigi Ferrari con un ricordo particolare e un premio, una persona che adesso ancora non riveliamo, che sarà la sorpresa del giorno, legato a Parma e a questa provincia. Bene, poi ti faccio concludere con un'altra domanda, ma volevo sentire Corrado la data di questo evento Sport e Civiltà, perché tanto che ci siamo appunto Sport dobbiamo dire queste cose, e se c'è qualche nome che ci puoi già rivelare, se c'è. Ma per la verità la data la dico con certezza, è il 21 novembre, lunedì 21 novembre alle ore 16:30 appunto al Teatro Regio, questo sicuramente. Per i nomi non sono ancora in grado francamente di fare, no, anche perché giustamente prima devono essere portati al vaglio della giuria per la scelta definitiva che verrà ai primi di ottobre. Stiamo lavorando in modo molto impegnato proprio per trovare, visto che anche il 40esimo, trovare personaggi di grandissimo spessore che fotografano bene proprio l'essenza del nostro premio, che è sport e civiltà, nei vari campi legati allo sport, dal giornalismo all'imprenditoria legata allo sport e tante altre sezioni. L'obiettivo è quello sicuramente di arrivare a personaggi molto 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 importanti. Non nascondo le difficoltà, francamente, ma, e quindi lo sapremo tutti quanti quando la giuria avrà espresso il suo parere, dove Beppe è un componente importante da sempre della nostra giuria. Sì. Ma guarda che sono dei fenomeni, io ti garantisco, da fruitore di questo ambiente, dello sport. Se tu vai a vedere l'albo d'oro del premio Sport e Civiltà, e questo è il quarantennale, 40 anni, ma c'è stato il mondo. Sono riusciti a far venire dei personaggi che tu provi a invitarli a qualsiasi manifestazione e dicono di no. Dicono tutti di no al premio Sport e Civiltà, dicono di sì. Allora io ti faccio un esempio, l'ultimo che mi viene in mente. Allora, noi abbiamo cercato in Rai, c'era una bellissima trasmissione che si chiamava Dedicato a questo, quello. Abbiamo cercato di fare Dedicato a Alberto Tomba. Alberto Tomba, per un motivo o per l'altro, e non siamo riusciti a farlo venire in Rai a Milano. Loro a Reggio, a Parma, l'hanno avuto. Hanno avuto anche Alberto Tomba, ma per dirti che hanno avuto il mondo, e quindi sono veramente bravi. Ricordo con grande piacere, perché all'inizio non ci speravo neanche, è stato quello di Margherita Hack. Margherita Hack è venuta e devo dire che ha dato spettacolo al Regio, ti ricordi, con Massimo De Luca che la intervistava in un modo molto brillante, poi c'è stata anche una sceneggiatura dietro le spalle sul palco splendida, ma lei devo dire è stata di una gentilezza ed è venuta in condizione, tant'è che poveretta poco dopo poi è ripartita, ma è venuta con suo marito, perché la prima cosa mi ha detto: senta, io vengo ma prendo su anche mio marito. Vabbè, ci manca, ma lei era già poveretta bella handicappata fisicamente, perché aveva già 90 anni o 91. Suo marito, che ne aveva due di più, era ancora messo peggio da un punto di vista fisico. So che abbiamo mandato il nostro amico lì dei veterani, è andato a prendere a Trieste, ma è stata di una disponibilità, di una gentilezza che mi è rimasta veramente presente sempre, la ricorderò con tanta commozione, perché un personaggio così veramente era unico assolutamente. Allora, ci restano due minuti, perciò Luciano, un minuto a te e un minuto a Beppe. Io torno al ciclismo nostro, quello che è vero da pedalare. Se i nostri professionisti, parlo del mondo, si continuano a preparare delle gare a tempo e in un anno fanno 30 giorni che possono anche vincere anche il Tour e poi non li vedi più fino all'altro anno, il ciclismo va a morire, perché i tifosi che per fare dei dualismi, come ha detto Beppe Conti, che devono fare giro e Tour sicuramente, perché c'è una cosa,
I giri d'Italia di adesso e di Francia sono 3.500 chilometri, non è la fine del mondo. Quando correva Coppi erano 6.000 chilometri, quando corriamo noi erano 4.500. Ecco perché insisto io, devono sistemare le cose per correre tutto l'anno e tutte le gare importanti. Chiudo e spero che il ciclismo rinasca. Allora, questa puntata di Punto Sport ha dedicato molto spazio al ciclismo, ma anche a questo libro straordinario che prego ancora l'amico Berni di inquadrare, perché deve essere nelle case di tutti voi, per così il mondo del ciclismo, come d'incanto, sarà a casa vostra. L'ultima domanda che ti voglio fare, e così poi chiudiamo anche questa bella intervista con Punto Sport, ringrazio Corrado per la grande manifestazione, ma anche per il conduttore che ha scelto, perché Massimo De Luca è l'eleganza in persona, e veramente io non so come mai non abbia avuto una super storia televisiva, perché è stato molto gradito, ma poteva essere molto ma molto di più. Pienamente d'accordo. Vero? Pienamente d'accordo, ma sai, il mondo Rai è un mondo molto variegato, ma lui è bravissimo, sì. Allora, l'ultima domanda è questa: non può mancare da questo libro, ma anche dalla mia personale curiosità, Pantani. Non può mancare perché manca a tutti noi. Certo. Hai pienamente ragione, manca tanto anche a me, avevamo un rapporto splendido. Io continuo a sostenere che Pantani, soprattutto in seguito agli ultimi accadimenti, va lasciato riposare in pace. Lasciamo perdere tutto quello che è accaduto. Pantani è stato il più grande in bicicletta, non c'entra il doping assolutamente, non era un dopato Pantani. Pantani era il più grande in sella alla bicicletta, tanto grande in bicicletta quanto fragile nella vita di tutti i giorni. E ci sta, perché un campione dello sport non è obbligatoriamente anche un campione della vita, assolutamente no. Lui in bici era il più forte di tutti, assolutamente non grazie al doping, ma era fragile come uomo, ha pagato delle colpe in maniera esagitata e spropositata, e però resta grandissimo. Io non credo ai complotti, non credo a nulla, lascio stare quello che è stata la sua fine, perché purtroppo esula da quello che è il mondo dello sport, ma mi preme soprattutto che Pantani riposi in pace e che al di là di quello che è successo a Campiglio, e che non è stato un complotto sicuramente, lui venga ricordato come il più grande, l'ultimo in grado in questo ciclismo specialistico di vincere Giro e Tour nella stessa stagione, quindi il più grande di tutti. Un altro motivo per acquistare questo stupendo racconto di vita, di storie, di paesaggi, di tutto quello che è accaduto in tanti anni di ciclismo. Ancora una volta grazie a Peppe Conti, e voglio dire, potevamo chiudere con un sottofondo musicale dedicato a Pantani, Amico Fragile, la canzone di André. Ci sta certo, ma ha fatto anche una bellissima canzone su di lui proprio, Gli Stadio, e che è molto molto commovente, sì. No, un grandissimo personaggio, noi l'abbiamo tutti nel cuore, tutti. Bene, Punto Sport ringrazia questi ospiti, l'amico Corrado, l'amico Luciano e l'amico Beppe. Adesso ci teniamo molto e tocca immortalare questo momento storico. Sì, la pena. Ha sottoscritto? Sì. A Giovanni. Che Franco? Ma perché Franco? Ma non è zona franca questa? Ecco qua l'appuntamento, mi ricordo, dottore, di Luciano Armani, dello sport e della vita. Te lo menti. Beh, questa è una dedica che Beppe Conti ha fatto al sottoscritto, ma penso che l'abbia fatta appunto Sport, perché questa trasmissione, io spero che non è ancora un anno che va in onda, ma credo che la gente possa incominciare a capire che è la trasmissione di tutti, è la trasmissione vostra, non è mia, non è mia, non è di Gian, non è di Bertani, di Claudio, non è di RTA, è di RTA sì, ma è soprattutto vostra, perché si parla di tutti gli sport, ed ecco perché io tante volte vorrei che i partecipanti in studio fossero di tipologia diverse, non solo di
calcio, non solo di pallacanestro, non solo di pallavolo, non solo di karate, non solo di atletica, non solo di triathlon, eccetera, eccetera, ma fossero anche di tennis, per Dio. Quanti amici che giocano a tennis ci sono? Ma magari ho esagerato un po' dicendo per. Però è la verità, ecco, ci sono tanti ragazzi che giocano a tennis che magari sarebbe bello così parlassero dello sport che li anima così tanto e che li fa sudare, li fa divertire, eccetera, eccetera. Il karate ha dato grandi soddisfazioni, io mi attendo anche tanti ospiti come la signora Cristina che ha portato in alto alcuni sport come le ragazze, ecco, ricordo la figlia di Maria Grazia e dell'amico Rampini, per cui non me ne vogliono le altre, insomma davvero la trasmissione per gli sportivi, ma per tutti coloro che intendono promozionare il suo sport, e credo che sia la miglior cosa per realizzare una trasmissione come questa che va in onda tutte le settimane grazie a RTA, grazie agli sponsor. Guai se non ci fossero loro. Io non dimenticherò mai che in questo anno di alcune puntate di grande successo, altre di molto meno, sono stati loro determinanti, insieme a tutti voi, insieme all'amico Gianluigi che ci manda in onda e a tutti coloro che hanno collaborato con noi. Ma un consiglio ve lo voglio dare: subito dopo di noi va in onda esattamente Atlas, per cui a Ferragosto restate fermi, tranquillamente, spaparanzati e godetevi questo straordinario programma che con l'immaginazione vi fa vivere quello che non si può nella realtà. Buona serata.